Stele, allora, stasera Simone, che cazzo, che è? Cosa fai Simone stasera? Secondo voi? Fa caldo, fa caldo, fa un caldo, voi adesso sto cominciando, inizia a essere pesante adesso, dopo 3 mesi di caldo, vabbè 3 mesi, giugno mi ha fatto cagare. Allora Stele, secondo voi? Secondo me ancora non vedremo Frattesi. Mkhitaryan e Çalhanoğlu, secondo me. Perché sappiamo com'è lui, no? Lui si affida sempre. Ogni partita non vuole rischiare, hai capito? È questo, e poi. Magari non li vede pronti, ma Frattesi è prontissimo, anzi è a palla. Però lo conosciamo, ragazzi, è inutile parlarne ancora. Lui non rischia, è un allenatore che non rischia mai. Stasera non è facile perché il Cagliari vola nell'entusiasmo, c'è quel Pavoletti lì che mi piace anche, sono due tre che mi piace, quel centrocampista, adesso non mi ricordo il nome. Quindi si vola nella cosa dell'entusiasmo, capito? Pure i tifosi interisti cagliaritani sono entusiasti, capito? E all'Inter spesso l'entusiasmo delle altre squadre spesso ci ha ciulato. Specialmente l'anno scorso ci ha ciulato parecchie volte, ecco perché hai perso 13 partite, hai capito? Perché l'entusiasmo delle altre quando vedono l'Inter, ragazzi, quando l'Inter è sempre quella del triplete, è sempre quella da battere. Quindi attenzione, non è facile assolutamente mai sottovalutare nessuno, nessuno, assolutamente nessuno. Nessuno. Quindi Simone, io quest'anno non ti dico un cazzo, se fai cagate mi incazzo e se fai le cose belle ti dico bravo. Però voglio passare un campionato tranquillo, non come l'anno scorso a scassare tutto. No, ci voglio, Marcello. E speriamo che assisteremo a tanti svrang, ma quei svrangoni. Ora sto preparando pure una specie di intro a svrang proprio. L'intro svrang serve, svrang, 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 capito? Forza ragazzi, ci aggiorniamo. Io la partita non posso vederla, la seguo ogni tanto, gli do un occhio e basta. Ciao Stella.